Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, sin dagli anni 70 è ritenuta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. 3. Assai discussa anche per le complesse vicissitudini personali, vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 18 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo oltre 15 milioni di dischi. Dopo aver collezionato numerose esperienze come attrice e ballerina, intraprende la carriera discografica, rivelandosi all'attenzione del grande pubblico con il brano Sei bellissima, 1975. Dedicato, 1978, accresce la sua popolarità, ma è a cavallo del decennio successivo che la Bertè raggiunge l'apice della fama, registrando brani quali E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. Loredana Bertè rinvia il tour al prossimo anno. Dovrà operarsi d'urgenza e con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni testualmente. Dalla nota in cui la cantante comunica il rinvio del tour la prognosi definitiva sarà determinata nel post-operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno-inverno o primavera 2024. Questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell'artista. La donna non è in pericolo di vita e ce l'ha messa tutta per essere con voi, si continua a leggere nel comunicato diffuso. Il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti, che sarebbero cominciati dalla capitale. Il rinvio non è cosa da poco, si parla di almeno un anno, se non più, anche se viene lasciata una speranza di un eventuale sorprendente anticipo sui tempi. Spera di rivedervi presto, continua la nota più in forma di prima. Infatti, non è esclusa la possibilità di un tour estivo. Tuttavia, al momento, questa previsione sembra piuttosto azzardata. In conclusione, il comunicato dà riferimenti per eventuali rimborsi dei biglietti già acquistati. Si potranno richiedere attraverso lo stesso circuito utilizzato per l'acquisto. Allora non ci resta che augurare una pronta guarigione all'artista 72enne e un presto ritorno sulla scena.